Benvenuti, bentrovati. Nuovo appuntamento con Tutto Bene TV. Vi ricordo sin da subito quelli che sono i nostri riferimenti anche per andare a prendere visione eventualmente delle nostre precedenti puntate, in particolar modo la pagina Facebook, ovviamente Tutto Bene TV e il canale YouTube. Se ci volete scrivere a noi della redazione, ma anche ai Nostri ospiti per avere delle informazioni o, oh, beh, altro sono chiaramente e siamo a vostra eh, disposizione. La mail invece è tuttobene.tv gmail.com. Vado subito a presentarvi l'ospite di oggi. È il dottor Raimondo Tisbo, professionista di medicina e chirurgia estetica. Benvenuto. Buongiorno e grazie di averci raggiunto da Milano per eh, parlarci di un argomento che sappiamo. Sarà molto molto interessante, rimanete con noi, che è quello appunto della chirurgia estetica, di cui si dice tanto e tanto ancora però c'è da scoprire, perché come tutti i campi, come tutti i settori c'è un avanzamento costante e continuo. Prima però volevo chiederle a vantaggio di chi ci sta seguendo un po' anche come inquadratura generale quella che è la sua formazione, cioè come si diventa medici e professionisti dell'estetica. Ma eh, diciamo che nel mio caso mi sono eh, ritrovato a percorrere questa strada in maniera, possiamo dire, fortuita. In realtà eh, io nasco eh, 30 anni fa come oculista. 30 anni è anche qualcosa di più. Eh, come oculista a San Raffaele di Milano e poi diciamo la strada ha voluto che mi occupassi prima di oftalmoplastica e poi piano piano sono scivolato sulla eh, oftalmoplastica estetica e poi sull'estetica in generale. Ora, essendo l'oculistica comunque una specialità chirurgica, eh, gioco forza che poi si affrontasse la chirurgia estetica. Comunque la mia formazione è proseguita poi in ambiti molto specifici eh, all'estero. E eh, piano piano appunto sono scivolato nel, nell'abbandonare l'oculistica a favore della medicina e chirurgia estetica, soprattutto per quanto riguarda le tecniche non invasive o poco invasive. Ovvero, come mi piace dire, quando fare la chirurgia è troppo e quando non farla è troppo poco. Quindi diciamo quella linea eh, sottile in cui però dicono le statistiche a cui però dicono le statistiche si affidano sempre più eh, pazienti, sempre più persone. Sì, oggi c'è una tendenza generale a ricorrere a queste metodiche poco invasive anche se dobbiamo dire che eh, non sostituiscono la chirurgia. Quindi eh, bisogna selezionare eh, con molta attenzione il caso, prima di tutto da un punto di vista clinico e poi soprattutto da un punto di vista delle aspettative del paziente. Proprio per questo motivo di cui ho detto prima, non sostituisce la chirurgia. Quindi dobbiamo pensare molto spesso a, diciamo, a, mh, non voglio dire la parola accontentarsi perché è sbagliata, ma dobbiamo pensare a un concetto più generale, cioè armonizzare e addolcire. Questo concetto immagino lo userà anche con e soprattutto con tante persone che eh, vengono a trovarla, con ovviamente delle richieste e in base a queste anche delle attese. Credo che, mi corregga se sbaglio, ovviamente, si instauri un dialogo che va oltre l'aspetto più medico, probabilmente. Sì, assolutamente. Con, con tutte le mie pazienti. E pazienti uomini, perché eh, non, non solo le donne si rivolgono. I maschietti sono in crescita, giusto? I maschietti sono in crescita, <ride> ma, sono, insomma, sì, sono in crescita ma insomma, l'uomo oggi si cura molto. Eh, comunque diciamo, tutti alla fine sono, sono amici, nel senso che eh, bisogna avere un rapporto fiduciario dove... Eh, diciamo il, il medico chirurgo estetico eh, pensa al benessere del proprio paziente e okay. quando si rende conto che il paziente ha delle aspettative differenti allora deve essere anche capace di rinunciare alla chirurgia soft e convincere il paziente a rivolgersi a un altro approccio chirurgico. Vero è che c'è anche una fascia di pazienti che eh, non vuole ricorrere alla chirurgia. E allora in questo caso va bene, allora la, la, la soft surgery, come viene definita, ben venga. Allora, ovviamente ce ne sono diverse tipologie, senza andare a fare una tabella specifica per ciascuna di queste, poi ovviamente però ne parliamo. Cerchiamo di entrare almeno un minimo nel dettaglio per una fotografia completa. Eh, nel, in uno o più casi la domanda può essere questa: eh, quanto tempo occorre, quindi, se devo riservare nella mia vita per, questa, per questo intervento di soft surgery? una giornata, tre giornate, mezza giornata, ecco questo anche per dare un'idea ovviamente a chi ci sta seguendo a casa e magari viene incuriosito, ci stava pensando e ora mh, valuta, valuta. Ma guardi, eh, effettivamente eh, ogni, ogni paziente va, va valutato a sé, perché non tutti abbiamo le stesse problematiche. Ora, Rispettando il concetto di prima di eh, addolcire e armonizzare, dobbiamo anche pensare che eh, non esiste una metodica panacea di quello che pos possa essere, diciamo, il fenomeno dell'invecchiamento. Parliamo specificatamente del nostro volto in questo caso. Però. Assolutamente adottando un mix di tecniche che hanno dei protocolli e dei tempi differenti, possiamo ottenere dei, dei risultati ottimali. Eh, attenzione che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, per cui eh, ogni cosa va fatta nei tempi e nei modi sono consentiti e qui eh, diciamo io uso spesso diciamo un, un protocollo che chiamo lif, lifting non chirurgico in quattro step che ovviamente pre, prendiamolo sui pazienti che possono che iniziano, insomma, che possono iniziare una, una forma di, di, di terapia che prevede eh, sostanzialmente delle metodiche di eh, biorivitalizzazione eh, del volto, eh, andando a stimolare quello che è nel, il derma, le fibre collagene, i fibroblasti eccetera eccetera, anche perché noi alla fine qualsiasi metodica usiamo sempre su due target andiamo a cogliere, che sono le fibre collagene e i fibroblasti. Quindi eh, adottando queste metodiche di bioribilitizzazione eh, riusciamo effettivamente a dare una freschezza eh, che prima il paziente non aveva. Possiamo poi utilizzare anche impianti iniettivi, qui in il mercato ce ne offre pof, una, una svariata misura, Insomma, possiamo usare dall'acido ialuronico di vari pesi molecolari eh, all'idrossipatite di calcio, che è un altro tipo di filler con dei tempi di riassorbimento superiori, che però non è adatto a tutte le zone del volto, per esempio non si possono trattare le labbra con questo, con questo prodotto, alla carbossimetilcellulosa che addirittura prevede varie tipologie di, di, di composizione che in teoria può durare da un anno fino a quattro anni per il tempo di riassorbimento, eccetera. Poi infine abbiamo questo prodotto magico, fra virgolette, che è il botulino, che le donne amano tanto, perché fa effetto subito nel giro di pochi giorni e distende immediatamente tutte quelle che sono le rughe che noi chiamiamo cinetiche, e cioè quelle Sottese sostanzialmente da una contrazione muscolare, certo. quindi ci riferiamo alle rughe eh, frontali piuttosto che quel, quelle definite del canto esterno dell'occhio, eh, cioè quelle famose zampe di gallina, piuttosto che addirittura alle piccole rughe labiali. Altrimenti dette codice a barre, ecco, lì c'è poco da intervenire con altre situazioni, diciamo che il bottolino alla fine è l'unica soluzione veramente efficace. Eh, avete sicuramente capito che si tratta di un argomento estremamente vasto, con una sua eh, complessità, e quindi mh, la nostra. Il nostro suggerimento, come sempre supportato anche dal nostro comitato etico scientifico, è quello di affidarvi, sempre in questo caso ovviamente, a dei professionisti che siano seri con cui aprire un colloquio, un discorso importante, significativo e sicuramente a modo coerente con quelle che sono le vostre richieste, ma con quello che è anche la scienza. Medica. Ogni tanto sono proprio i media a riproporci dei casi drammatici di quando cioè si fa fortunatamente in pochissimi casi, ma fanno rumore, eh, affidamento a dei professionisti con la P molto minuscola. Qui stiamo parlando invece ovviamente di scienza, di prodotti, di ultimi ritrovati, stiamo parlando di medicina di alto livello. Sicuramente. Eh, diciamo che oggi la <coughs> tecnologia ci aiuta molto. Eh... Le aziende sono sempre eh, a, alla ricerca e alla proposizione di eh, soluzioni e tecnologie innovative che, ripeto, eh, magari sfruttate singolarmente hanno dei limiti, ma inserite in un contesto di un mix di tecniche consentono di, di ottenere ottimi risultati. Eh una domanda credo assolutamente appropriata, però prima eh, la vorrei far precedere da una battuta perché credo che eh, da chi ci sta seguendo eh, a casa insomma, sia, eh, sia magari nata proprio in questi minuti. A volte, eh, dottore mi permetta una battuta poco più, ehm, ci sono personaggi televisivi, non è il mio caso, che spariscono <ride> per qualche settimana o un paio di mesi e quando ricompaiono, noi facciamo un attimo fatica a riconoscerli. Ci mm. aiuta la voce, ci possono aiutare i capelli, mm. ma in effetti i lineamenti sono eh, molto, molto cambiati. Allora, eh, questo per rassicurare anche la curiosità di chi ci sta seguendo, si tratta di errori, si tratta di esasperazioni, si tratta di risultati voluti, fermo restando che probabilmente la tecnica è anche un'altra rispetto a quella di cui stiamo parlando adesso. Beh, qui eh, dobbiamo sfociare nel campo della chirurgia eh, o comunque dell'esagerazione, magari dei, dei prodotti, dei filler di riempimento. In genere, eh, si tende, magari, per esempio, nel fare inserimento. Di, di grasso autologo, cioè di grasso prelevato da altre zone del corpo, noi dobbiamo considerare che il, il grasso impiantato eh, viene riassorbito per un 30-40% di quello iniettato, per cui è ovvio che per ottenere un risultato Dobbiamo fare un impianto eh, ipercorrettivo perché, poi, una volta riassorbito, torna alla normalità. Quindi, okay. nel caso specifico che mi ha detto, potrebbe essere che sia stata fatta una cosa del genere. Se poi invece andiamo a parlare di chirurgia, eh, vabbè. E tutto si può fare mm. e quindi bisogna anche vedere chi si sottopone cosa vuole. Benissimo, noi lasciamo questa parte forse un po' più legata anche al gossip, ma tant'è mi confermerà che quantomeno per deformazione professionale noterà <ride> anche lei alcuni casi particolari, diciamo così, ma questa era una curiosità, ripeto. Noi siamo invece nel campo della chirurgia, dell'intervento dolce, l'abbiamo definito così, o soft. Sì, 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 diciamo, Quindi, diciamo che sì, queste, queste metodiche di oggi consentono sicuramente di ottenere ottimi risultati senza avere dei corsi post-operatori eh, importanti. Insomma, nel giro di pochi giorni si può riprendere a pieno titolo la vita di relazione senza nessun problema, senza avere. Eh, lividure piuttosto che gonfiori, eccetera, eccetera. Eh, sempre che eh, non ci siano delle complicanze certo. oggettive nella fase di trattamento, insomma. però <coughs> diciamo che si contano sulle dita di una mano. Insomma, ecco. quindi, eh, certo, dicevo prima, oggi abbiamo diverse soluzioni. Eh, Oltre a eh, diciamo, utilizzare i prodotti che ho eh, citato prima, abbiamo la possibilità eh, di stimolare queste fibre collagene anche eh, con altri metodi che non siano necessariamente eh, chimici. Possono essere anche procedimenti fisici, come per esempio può essere la radiofrequenza. Però attenzione, parliamo di una radiofrequenza medica, non la radiofrequenza che si può fare nel centro estetico o dall'estetista okay. che ha sicuramente potenze differenti perché anche la legge prevede che non possano utilizzare determinate eh, potenze. Chiaramente. Perfetto. Quindi, eh, una radiofrequenza è molto efficace, il risultato è immediato, eh, a seconda del tipo di radiofrequenza e dei protocolli che si usano, bastano anche poche sedute. Eh, abbiamo per esempio, eh, questo è un esempio di stimolazione fisica, possiamo avere un esempio di stimolazione eh, meccanica. Come? Attraverso per esempio l'introduzione eh, di fili che ormai sono noti a tutti di biorivitalizzazione. Eh, sono fili fatti in un materiale di polidiossiannone, che di fatto poi è un filo di suttura che si usa in cardiochirurgia, quindi super sperimentato. Eh, questi fili vengono introdotti nel, nel derma e eh, creano, stando lì, una stimolazione meccanica delle nel, fibre collage. In, nel tempo di sei mesi sono riassorbiti, quindi si sciolgono, non si vede assolutamente nulla, la tecnica di introduzione è banale. E eh, facendo una sorta di disegni a ventaglio piuttosto che a intreccio, eccetera, eccetera, si dà anche un eh, diciamo sostegno fisico al termo. Poi per stare nell'ambito di questi fili esistono sempre gli stessi fili: sono, possono essere eh, adgiuvati da. Barbe, ancorette, eccetera, eccetera, dove questi consentono una trazione della cute. Quindi, facendo scivolare la cute su questi fili, si ottiene anche una sospensione temporanea, ovviamente. Perché ripeto, sempre in sei mesi si sciolgono della pelle. E quindi si possono eliminare un pochino certo non è un lifting eh, questo va da sé eh, però insomma in, in, in tanti casi perché chiaramente vanno, vanno ripeto il paziente va sempre valutato dal medico di volta in volta si ottengono dei, dei, dei risultati trazionali di, di rilievo eh, se poi passiamo ad altri tipi di fili un pochino più Invasivi che sono i fili eh, di acido polilattico che sono caratterizzati da avere dei coni contrapposti. Beh, questi consentono anche manovre eh, più efficaci ancora, quindi, delle trazioni molto, molto più forti. Con questi fili si può anche fare. Eh, un rialzo del sopracciglio importante facendo sostanzialmente essendo i coni contrapposti eh, su questo filo uno tira l'altro insomma è intuitivo sì. e, e quindi facendo delle, delle diciamo delle, delle figure geometriche quindi non so una V rovesciata piuttosto che una L rovesciata eh, un, trapezio, una U, eh, ecco lì possiamo massimizzare la forza trazionale e lì si ottengono gli ottimi risultati, questi fili addirittura possono essere usati non solo in volto ma in tutto il corpo, in realtà anche gli altri, anche con quei fili barbuti piuttosto che a 4D eccetera eccetera si riescono eh, a fare queste cose. Eh, Dipende un po' anche da cosa preferisce il chirurgo, da quanto eh, il paziente è disposto eh, a sopportare anche un, una mini anestesia, perché per questi, per questi coni va comunque fatto un ponfo, parliamo sempre di piccole cose, certo. non, non spaventiamoci, no, 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 eh. un ponfo di anestesia dove si introduce l'ago. E qui la tecnologia ci aiuta, ci aiuta tanto, perché adesso in, il mercato in realtà di questi fili ne offre po, non, non so quanti, non saprei dire, come del resto anche per i filler. Ma l'importante eh, è trovare un prodotto che abbia un ago eh, sottile, con una grande cavità in maniera da poter alloggiare dentro l'ago mm -hmm. un filo più grosso possibile, okay. più è grosso il filo più stimola e eh, che l'ago sia abbastanza flessibile ma abbastanza anche robusto da poter infilarlo nella cute. E dobbiamo dire che oggi la massima espressione è avere il lago giapponese col filo coreano. Questi fili, core, questi fili sono quasi tutti fatti. Cioè. Siamo comunque in Oriente, insomma, tra siamo Giappone in e Corea. Siamo in Oriente. Corea del Sud. Del Sud. Ecco Corea del Nord la seguiamo per altri fatti sulla cronaca, quasi di tutti i giorni, eh, ahimè. Um, una domanda, visto che ha parlato di anestesia, ma solamente, dottore, in alcuni casi, e negli altri non c'è dolore durante e dopo, questo oh. sempre per rassicurare chi magari passando i minuti ci pensa sempre un po' di più? Mm, no, no, guardi, il fatto di utilizzare queste metodiche sono proprio caratterizzate dall'essere eh, il meno invasive possibile e quindi... <coughs> eh, Diciamo possiamo dire che sostanzialmente non, non, non c'è dolore. Ecco. Ok, e invece sempre per quel che riguarda i prodotti eh, che ci stava dicendo si, sì, eh, poi riassorbiscono eh, dovendo o volendo, o potendo anche ovviamente, eh, questo a discrezione del professionista, reintervenire, eh, c'è poi un, una somma di. Chiamiamoli così, risultati nel tempo, cioè c'è comunque un guadagno anche minimo ma crescente nel eh, fare quella determinata pratica. Beh sì, guardi, eh, io eh, diciamo che quando un paziente arriva per la prima volta, diciamo che eh, fermiamo un momentino le bocce, no? quindi si, si fa magari una serie di cose sempre nel, nell'ordine di qualche seduta, Oddio, volendo uno può anche fare molto spesso tutto in una seduta sola, io personalmente preferisco andare step by step okay. Okay. E, e diciamo fermiamo un attimo le bocce, poi eh, ovviamente eh, siccome i tempi delle metodiche sono differenti nell'esaurirsi, usando sempre questo, questo, questo mix di, di, di tecniche, e beh, insomma, dobbiamo pensare che il paziente poi eh, deve pensare lui a curarsi. Un po' se vogliamo, io faccio sempre l'esempio con le mie pazienti, direi adesso lei pensi di... Andare dal parrucchiere, come ogni tanto a farsi la tinta, ecco, ogni tanto venga a trovarmi e se c'è qualche cosa da fare lo facciamo, e se no beviamo un caffè e, e siamo amici come prima. Insomma, Non è detto che poi... Certo. <ride> ecco. E quindi magari la prima volta l'impegno economico è un pochino superiore, ma dopo in realtà il mantenimento, se uno lo pratica in realtà non, non incide più nel necessario, insomma, non incide molto di più che andare da veramente dal parrucchiere. Allora, eh, il nostro timer non perdona, ci dice che siamo al termine di questa nostra puntata, eh, mentre parlavamo di questo interessante e attualissimo argomento, un vero e proprio trend in sostanza, sono nate altre domande o comunque altri spunti di discussione. Ci torna a trovare così possiamo approfondire. Volentieri. Grazie allora per questa nostra prima puntata insieme al dottor Raimondo Tisbo, professionista di medicina e chirurgia estetica. Ci ritroveremo, approfondiremo. Grazie a voi che ci avete seguito, Grazie. alla prossima. Oggi preparerò un piatto unico in tutti i sensi, quinoa con verdure e bacche di goji orgel, priva di glutine ma ricca di fibre e grassi insaturi. Orgel, buono per natura. La Fuligine Servizi. Canne fumarie anche di aziende e cucine e stufe a pellet necessitano di una semplice ma accurata pulizia. Per prevenire incendi e cedimenti e ripristinare il corretto tiraggio. Per migliorare l'aria che respiri in casa e diminuire le emissioni nocive nell'atmosfera. Per tutelare la tua salute. Per migliorare la resa nel tempo e mantenere sotto controllo anche i consumi. Affidati ai professionisti del settore. Affidati alla Fuligine Servizi. La Fuligine Servizi è a Longiano di Cesena. Telefono 338 26 78 187, anche su Facebook.